Cari amici e radioascoltatori, ben risentiti. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del programma Medicina e Speranza. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi come ospite il dottor Renzo Rossetti, dirigente medico nell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Pescara. Benvenuto, dottor Rossetti. Grazie. Allora, parliamo oggi della calcolosi. E l'incidenza, l'epidemiologia, eccetera. Allora, la calcolosi renale è una patologia abbastanza frequente in urologia. L'Abruzzo forse è una delle regioni che ha più alta incidenza, si dice, perché una delle cause più frequenti sia l'agnello. In Abruzzo l'agnello, insomma, diciamo che l'agnello domina. Sì. Però comunque, a parte questo, è una patologia che dal punto di vista diagnostico-terapeutico, io che ho 66 anni ho visto un'enorme evoluzione sia per la diagnosi che per le terapie. Quando ho iniziato io, come specializzando, come studente che frequentavo l'urologia, a quei tempi a malapena c'era l'ecografia, si faceva ancora l'urografia per fare la diagnosi della calcolosi. Adesso con lo sviluppo dell'ecografia, che ormai non si nega a nessuno perché è un'indagine tra l'altro neanche invasiva, e con la TAC praticamente la calcolosi renale è una patologia che viene inquadrata subito e subito in base al tipo, a dove è posizionato, rene, uretere eccetera, si può subito indicare quella che può essere una strategia terapeutica. Ai tempi di quando io ero studente in medicina o i primi anni di specialità, la calcolosi era una patologia che si cercava sempre di non operare per quando era possibile, perché l'unica terapia era l'intervento chirurgico, cioè taglio dell'addome, l'apertura dell'uretere se sta nell'uretere, o l'apertura del rene se stava nel rene. E quindi, essendo comunque un trauma importante, si cercava di fare proprio quando c'era proprio le necessità, ma oppure, era indispensabile, oppure c'era il pericolo di complicanze. Sì. Adesso ovviamente con il progresso biotecnologico, cioè noi possiamo dall'uretra entrare con uno strumento senza quindi tagli, arrivare al rene e distruggere con una fibra laser un calcolo del rene, cosa che una volta era impensabile. Quindi stata un'evoluzione enorme. L'urologia, secondo me, come anche l'otorino, c'è stato uno sviluppo della bioingegneria a tal punto che ormai per noi l'80% degli interventi, anche forse di più, sono tutti endoscopici, sia nei tumori, sia nella calcolosi, per qualsiasi cosa ormai l'endoscopia, la chirurgia endoscopica o laparoscopica ormai ha sovvertito completamente quello che era 40 anni fa, quello che era la terapia di 40 anni fa dell'urologia. Quindi adesso la calcolosi viene trattata e non si aspetta quindi che il calcolo casomai non riesce a uscire, oppure che può determinare, incomincia a intravedersi le complicanze, ma vengono subito trattati. E tra l'altro diciamo che nella calcolosi renale il grosso progresso terapeutico si è avuto negli anni 80 con il litotritore extracorporeo. Sì. Cioè la litotrissia extracorporea, cioè la frantumazione del calcolo tramite onde d'urto che partono dall'esterno del corpo umano, quindi non si va neanche per via endoscopica, il paziente a livello transcutaneo vengono propagate queste onde d'urto che hanno come fuoco il calcolo, il quale si frantuma, praticamente viene bombardato, si frantuma e poi viene eliminato come renella. Ho capito. Quindi questo è stata per me a quei tempi era una patologia che ha radicalmente cambiato la terapia della calcolosi, e secondo me chi ha inventato questa macchina poteva anche prendere il premio Nobel. Basta pensare che la calcolosi renale, prima dell'avvento del litotritore, era la terza causa di insufficienza renale e dialisi. Ah, figuriamoci. Cioè,
ci sono due malattie renali mediche, sì, che sono le due cause più frequenti di dialisi. Sì. Dopo di queste, la causa più frequente è una malattia urologica, sì, urologica dal punto di vista per il trattamento, e io ho visto reni operati più volte per pazienti che erano plurirecidivi, che alla fine, io mi ricordo il mio ex direttore, ormai adesso è morto, quando apriva dei reni già operati 3-4 volte, ormai era diventata una cotenna fibrosa. Ci credo. E la calcolosi renale, in questo senso, era a quei tempi la prima causa urologica e la terza in generale per dialisi. Nei pazienti portava dialisi. Certo. Adesso ovviamente questi traumi così macroscopici non si fanno più, e con un minimo di invasività si riesce a risolvere anche problemi importanti. Bene, ma sono più colpiti gli uomini o le donne? Ma diciamo come frequenza, come incidenza, un po' più gli uomini, però sia uomini che donne hanno la stessa caratteristica. Ma cioè, come età c'è un'incidenza maggiore? Ma allora l'età dipende dal tipo di calcolo. Se uno ha la familiarità, in genere tende a presentarsi, diciamo, in età giovanile. Giovanile può essere 20 anni, dipende poi dall'incidenza, sì, della familiarità sulla persona. Oppure può essere 40 anni, 50 anni. Poi ci sono alcuni tipi di calcolosi dell'età, diciamo, più anziana, che sono calcoli per lo più dovuti a calcoli di acido urico. Ma che tipi di calcoli sono? La maggior parte ossalati di calcio. La maggior parte sono gli ossalati di calcio, che vengono benissimo trattati sia con le sonde laser, bene, che con la litotresia extracorporea. E come sintomatologia il paziente? Colica renale. Una colica renale dovuta alla dilatazione del rene. Il rene, quando diciamo, il rene ha due tipi di dolore. Si può avere si gonfia, quindi la capsula che circonda il rene, che è ricca di tensocettori del dolore, come si tende a dilatarsi, e subito questi tensocettori vengono attivati e tu hai il classico dolore della colica renale, che dalla regione lombare va giù lungo il fianco fino alla regione inguinale e poi al testicolo nell'uomo e al grande labbro nella donna. Questa è la classica colica renale. Ho capito. E con la colica renale, dovuta quindi alla dilatazione, e questa è la cosa più importante, ci possono essere altri disturbi, dipende. Se il calcolo si sta avvicinando verso la vescica, uno può avere anche disturbi di irritazione vescicale, quindi disturbi similcistitici. Ho capito. La colica renale è importante, una cosa, cioè quando arriva al pronto soccorso un paziente con la colica renale bisogna vedere due cose: uno, quanto è dilatato; due, quanto è grande il calcolo; sì. Tre, se ha la febbre, perché queste sono tre cose fondamentali. Sì. Se ha la febbre, quindi? Se ha la febbre deve subito, diciamo, bypassare il calcolo. Noi mettiamo in un tubicino che, se il calcolo è nell'uretere, quindi dilata il rene con febbre, vuol dire che la dilatazione, il ristagno di urina sta determinando febbre, quindi può avere anche un'infezione generalizzata, anche lo shock può arrivare allo shock settico. Sì. Si mette si chiama stent, un tubicino che in cistoscopia, sempre endoscopicamente, si mette dall'ostio ureterale, si fa salire fino al rene, bypassa il calcolo, sì, passa a fianco al calcolo, questo tubicino fa scaricare il rene, e quindi la prima cosa è salvaguardare il rene. Bene. E poi, in base alle dimensioni e alla localizzazione, si vede la terapia idonea. Bene. E la terapia può essere medica o chirurgica, giusto? La terapia può essere medica o chirurgica, però devo dire una cosa, che ormai ci sono varie terapie mediche. Intanto non esiste un laboratorio che ti possa fare lo studio metabolico completo per la calcolosi, perché sì, sarebbero tanti esami e i laboratori non ne vale la pena. Ma la terapia migliore, come diceva un famoso nefrologo degli anni 60, il professor Pak, un cinese naturalizzato americano, la migliore prevenzione, la migliore terapia è bere. Bene, d'accordo. Facciamo un piccolo stacchetto musicale. Thank you.
Dottor Rossetti, lei è credente. Sì. Ci sono stati, secondo lei, dei testimoni significativi nella Chiesa Cattolica negli ultimi 40 anni? Delle figure che l'hanno colpita? Allora, a me, diciamo, una figura che mi ha molto colpito, diciamo però a distanza di tempo, quando mi sono informato, perché ero molto piccolo, è Papa Giovanni. Sì, Papa Giovanni XXIII. Sì, sì. Papa Giovanni XXIII. Quello che mi piace di quest'uomo è tutto il passato che ha avuto, insomma, sì. Tutte le vicissitudini che ha fatto, e poi, secondo me, è stato un Papa rivoluzionario, perché è stato eletto perché era anziano. Sì. Sai, poi giustamente là al conclave, sì, alla fine lo Spirito Santo, però là è tutto... Beh, c'erano le varie correnti. Le varie correnti, come è normale, no? Cioè, è normale. Siamo esseri umani, non è certo, che... certo. Poi lo Spirito Santo dà il suo input. E infatti l'input è stato buono, perché esatto. Loro avevano fatto un certo calcolo, invece dopo alla fine, insomma, sì, è venuto... Lo Spirito poi... hanno eletto uno che dice, intanto questo è anziano, cioè, sì. E ha fatto una cosa fondamentale, secondo me, perché... Cioè, lui sentiva il peso di una chiesa che comunque aveva un passato storico in un certo modo, sì. Aveva ancora, era legata ancora, secondo me, a certe cose. Sì. E secondo me il Concilio Vaticano II è stato fondamentale. Sì, sicuramente c'è stato un rinnovamento incredibile, sì. Della Chiesa a secondo tutti me i livelli. È stato la persona più importante del XX secolo, che nel 1900, nella Chiesa Cattolica. Poi ci sono stati altri papi, eccetera, ma questo secondo me è stato fondamentale. È stato fondamentale. Gli altri successivi, ognuno ha dato, anche Giovanni Paolo II sicuramente, però Giovanni Paolo II è un papa che è vissuto e ha avuto, diciamo... è stato Papa in un momento politico molto particolare. Certo. E quindi lui ovviamente ha risentito anche di questa cosa, c'è stato un momento veramente particolare. Però, ripeto, per me, per la Chiesa Cattolica, Giovanni XXIII. Ok, ok. Senti, in virtù del sinodo che si farà quanto prima... Ma quando si farà? Ma adesso... per le date, diciamo, prossimo autunno probabilmente. Ah. Certo. Sì, quello dicono, sì. Il prossimo autunno. Questo non sapevo che si doveva fare, però... Sì. Che cosa diresti alla Chiesa di oggi? Che proposte lanceresti a questa Chiesa che Papa Francesco ci dice deve andare verso le periferie? Cosa direi? Sicuramente, guarda, devo essere sincero, come sta andando il mondo dovrebbe andare proprio al contrario di come sta andando il mondo, secondo me. Cioè, nel senso che, allora, io penso una cosa, in questo momento storico, sì. Noi abbiamo una globalizzazione con un capitalismo globale dove ci sono pochi ricchi e ce ne stanno tantissimi poveri, cioè con la... Secondo me, con la politica fatta da Reagan e dalla Thatcher è cambiato tutto. Quindi, e con la globalizzazione ancora di più, quelli ricchi stanno diventando sempre più ricchi. Quelli poveri stanno diventando sempre più, sì, poveri. Sì, sicuramente. Lessi un articolo qualche anno fa di un politico, sociopolitico americano, che mi colpì perché... A caratteri cubitali c'era scritto, ma veramente gli imperatori nel Medioevo erano le persone più ricche? E questo era il titolo con la domanda. Io ho detto, ma fammi leggere. Esistono, per farti capire, dei fondi di investimento, soprattutto americani, tra cui BlackRock e altri fondi, dove nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione, ci sono sempre le stesse persone, in tutti e tre i fondi. Sì. Ognuno poi ha un ruolo diverso. E questi praticamente gestiscono la bellezza di 25.000 miliardi di dollari. Figuriamo. E quindi hanno azioni nelle più grandi industrie petrolifere, di armi, nelle più grandi industrie farmaceutiche, nelle più grandi banche. Quindi questi sono quelli ormai che è detto nel mondo. Cioè Reagan e la Thatcher... hanno modificato quella che è la politica, ormai i governi non contano più niente
e si vede chiaramente, guarda l'Europa, non si è mai fatto un'unione politica vera, perché quello che conta è solo la BCE, cioè la banca centrale dove ci sono gli azionisti, gli altri, le altre cose non conta niente. Quindi siamo in un mondo dove, diciamo, esiste un capitalismo esasperato e c'è una povertà esasperata, e dove Papa Francesco sì. ha ragione, cioè bisogna cercare di ritrovare il vero senso della vita, e secondo me il vero senso della vita lo trovi, sai dove? Dove c'è il bisogno, dove c'è la necessità. Si dice che la guerra ha un vantaggio, che alla fine quando fai una guerra, però chi ci rimane è fortunato, perché almeno nei primi tempi riconosce qual è il vero valore della vita, che è la vita e tutti quei sentimenti che servono per potersi aiutare. Quindi il dover dire Papa Francesco che bisogna andare dove ci stanno queste persone, secondo me è giusto. E perché, parliamoci chiaro, quando tu arrivi ad avere una mentalità fatta sul consumismo, cioè dove i tuoi ideali sono, non so, avere la Porsche, avere questo, avere quello, cioè qua voglio dire, forse la Madonna può fare qualcosa, ma se no una persona che ha un certo tipo di educazione, o gliel'hanno inculcato, o diciamo ha un carattere che ha avuto questa cosa, insomma non so quanto possa capire veramente di certi valori della vita. Adesso ti faccio una domanda a bruciapelo, ma la Chiesa di oggi secondo te è attrattiva? Guarda, la Chiesa di oggi, allora, una volta si andava in chiesa perché era, non dico un dovere, ma era un modus vivendi, come... Sì. Adesso sicuramente la Chiesa, chi ci va perché veramente ci vuole andare, capito? Non è... Capisci? E sicuramente è meno, diciamo, frequentata. Però io penso che chi la frequenta veramente nel modo giusto. Poi, meno attrattiva, non meno attrattiva, questo dipende sempre da chi esercita, diciamo, dal sacerdote che trovi, dalle varie possibilità che si possono creare, tante cose, comunità di ogni tipo, di ogni cosa. Questa è la cosa fondamentale. E in questo senso può essere attrattiva, nel senso che, ecco, un'altra cosa, anche tramite i social. Sì. Io, ad esempio, seguo molto due social. Mi dicevi, ecco, quello di Seguo molto Fra Stefano, sì. Che è uno che tutte le mattine, sì, sì. Diciamo, anch'io delle volte seguo il Vangelo, sì. E poi fa una breve omelia al Vangelo, sì. Molto bravo. Questa è una persona, ecco, questo è uno che adesso c'ha più di 100.000 follower, tra l'altro. Sì. Io l'ho incominciato a sentire quando ne aveva 40.000. Ecco, questa è una persona che si vede che è, io non dico che è illuminata dallo Spirito Santo, perché mo, come si dice, non mi voglio allargare, però si vede quando spiega il Vangelo del giorno, lo fa in una maniera molto elementare, molto semplice, ma pieno d'amore. Bello. Si e vede. L'altro invece che segue? Epicoco. Sì. Epicoco, sì. Luigi Maria Epicoco, sì, sì, sì. Che le catechesi che fa. Bene. Dottor Rossetti, grazie ancora e a una prossima puntata di Medicina e Speranza.